Voi dovete stare attenti quando mi incontrate per strada. Hai capito? Perché davanti a me, non c'è giudizio. Questa volta dovete soffrire. Allora chiudete gli occhi. Fate scendere almeno una lacrima sulla guancia. Sonda Hollywood, sonda Hollywood. Non posso andare al bar a parlare col barista. Sonda Hollywood, sonda Hollywood. Andando al fornaio a parlare col fornaio. Contro tutta quella gente malvagia che vuole la mia fine, vuole togliermi di mezzo, come tutti quei giornalisti schifosi. Sonda Hollywood, sonda Hollywood. Chi è questa persona? Chi è questa persona? Ma sarete puniti, perché a me sono arrivati poteri, poteri terribili. Hello! Hello everybody! No, dai, non iniziamo. Santo cielo! Ci siamo appena svegliati. Sì, magari se siamo svegliati. Dobbiamo iniziare la trasmissione! Oggi sono molto contrariato perché ci siamo dovuti svegliare presto. Per andare da arbarista, no? Quantifichiamo presto. Sveglia alle 11.00. Io sono... Cioè, mi sento come se mi avesse investito un treno. Guardate, non so, come sto. Cioè, vestiti di ieri. Sto alla seconda Monster. Sto, porco. non ce la faccio più. Vabbè, Simone, allora ti farò vedere una cosa che ti farà tornare il buon umore. Sei pronto? Ma che merda, che è? Che ci hai cagato sopra? Falla vedere bene. Ma che lì, è sto però, schifo? Non si capisce. Buono, mi fai buttare la camicia, questa qua costa una cifra. Ma che è? Ma che cazzo ci ha fatto? Sembra che stia ammazzato qualcuno sopra. Che stia prendendo fuoco, è bellissimo. No, ma sembra che ha tagliato la gola uno e sono partiti tipo i schizzi sopra. Sai che sembra? Il Io non logo... voglio sapere che cosa fai nel tuo Il logo privato, di Simone. Nero, te lo ricordi Nero? Come si chiamava? Mestro, stanno ad in chat. Nero si chiamava, no? Polla in chat, merda o mestruo? Nero, Nero Start Smart. Si vede, si vede. Allora, sei pronto, Simo? È tutto pronto? Secondo me non siete pronti. No, vi devo far vedere una Mi cosa. Spiego Aspetta. Cos'è quella merda. No, no, lasciamo il dubbio. Lasciamo no, il dubbio. No, ti ho posto il layout prima, Simo. Che... Infatti, intanto. Quella è una stampante che comprai in pieno lockdown all'Eurospin. Eurospin vicino casa, perché stava niente, però l'ho tenuta in macchina da allora, saranno 5-6 mesi, Mazz. Tutta l'estate in macchina. E quella macchina lì, che ora ormai è diventata marrone, all'inizio era viola. Perché era viola? Perché io, sempre in quel Eurospin, comprai una cassetta d'uva. Suddetta cassetta d'uva è rimasta 6 mesi insieme al, cioè non 6 mesi, 4 mesi sopra quella cosa lì, e con tutto il sole estivo si è tipo squagliata, c'era un odore tipo di vino, insomma, di vino, capito? Vino, sì. Di vino, di un vino divino. E dato che il commercialista oggi ci ha detto vi serve una stampante, noi abbiamo detto istintivamente ma non abbiamo una stampante, poi mi sono ricordato ma io ho in macchina quella stampante da 6 mesi e quindi useremo quella per stampare le cose. Per chi se lo stesse chiedendo, Simone ha un camion abbastanza grande. Sì, sì, un camion. La sua non è una macchina, è tipo una un gippone. Un gippone, sì, un gippone. Un gippone, comunque basta fare così, così, insomma, qualche click veloce, insomma, una velocità. Una velocità, insomma. Questione di velocità. Questione di velocità, la camera questa qua, sempre ti devi di te, accenditi. Ecco, si è accesa e vediamo i G-Follia. Ma cos'è? Sta gonfia un guanto di Parigi? Guanto di Parigi in movimento? Poi scoppia in faccia.
Sembra tipo i rumori che fanno le capre, ma sentite? Audio PC. No, non c'è l'audio PC. Dobbiamo rimettere, dobbiamo rimettere da capo, ragazzi. E ve lo alzo a palla, raga. Deve piar controllo almeno dello stream deck e quasi. Ragazzi, Hooker, ma sto per svenire, ragazzi. Sto per svenire, ragazzi. Stavo cercando di svenire. Vuole essere bannato, eh? Ma non... che sto di fatto, de facto, per svenire. Stiamo tranquilli, ragazzi. Seconda parte, grazie. La seconda parte molto più avvincente. Poi cucciolino, poi c'è dell'angelica d'acqua dentro, ragazzi. Suppongo che sia acqua fresca, ragazzi. Salve Davide Premarini, grazie. Cioè, poi capito dall'alto, proprio come quando appunto un serial killer prepara le sue vittime sul tavolo operatorio. Cioè, capito, quelli fanno proprio che vogliono top anni, vogliono bro. Ucciderti. Comunque, oggi... prima o poi accadrà qualcosa di molto particolare. I The Show hanno fatto una cosa, a mio avviso, molto triste e grave. No, grave no, non è grave, però fa riflettere, perché... Fa ridere ma anche riflettere. No, non fa ridere ma fa riflettere, poiché... Ma che è sta cosa? Questa qua l'ho linkata io, è una che ho su Facebook. Parla per te, Lana. Chissà cosa provano gli uomini a fare la No Nut November. Io non lo so, sono donna, basta stare con un uomo etero per non venire mai, vinciamo in partenza. Parla per te, là. Like. Mamma mia. Mamma mia. Questo è il simp di turno. La donna ha fatto... tutti simp, guarda quanti simp. Dai, raga, mamma mia, io queste cose non le posso veramente leggere. Vabbè, e quindi insomma... Troppe falsità. Giustamente... non è colpa mia, sei sempre frequentato persone che non sono Stalingrado. Stalingrado? Non sono state a Stalingrado? Sì. Vabbè, non sono stato a Stalingrado, però... Massimo Boldi sì, sicuramente a Troie. No, sicuramente... Scusate, ma per visionare questo... Fa contro il meno cada stera che fai prima. E fa contro il meno... È contro il meno? Sta qua meno... Ciao. Ok. Vabbè, ma c'è un'età, Massimo Boldi. Salve, siamo i ragazzi del Celebro Podcast. Abbiamo provato a postare i dati della nostra carta di credito, ma siamo stati bannati per colpa del politicamente corretto. Fan del Celebro Podcast, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Postare nei commenti il numero della vostra carta di credito e non dimenticare le tre cifre sul retro. Simpatici. No, cioè, come un dito al culo, cioè, non è, ma sai perché? Non perché è contro di noi a prescindere, ma perché non ha senso. Cioè, non, questo è un altro. No, sì, mo lo leggiamo. Non ha quello che abbiamo appena letto, non ha nulla di così umoristico che dice: ah, è vero, una cosa che riguarda il Cebro. Mai fatto robe con, cioè, simili. Cioè, sfotteteci per il ban, perché abbiamo fatto il saluto romano, per le, cioè, ma le carte di credito, boh, non fa ride. Tutte le battute fasciste. Salve raga, siamo i ragazzi del Cebro Podcast. Per colpa della dittatura del politicamente corretto, siamo bloccati all'altezza del casello. Questo marito, dai. Già questo. Fan del Cebro Podcast, se vi posso aiutare, mandate una vaglia, un vaglia, all'indirizzo non una truffa. Vabbè, però qua implica che noi truffiamo S.P.A. No, la sarà querelata. È una S.R.L.S. quindi per ragione della sarà querelata. Abbiamo solo Kervinia Ukraine in contanti. Ma in realtà, cioè, la prima parte mi ha fatto ride. Ma lasciali fa, ma ci no, sta. No, ci ma sta. Per carità, fa ride, cioè, capito che noi ci ritroviamo in situazioni, insomma, inusuali per colpa del politicamente corretto. Questo magari è più pungente, no? Ma le cose con i soldi non le abbiamo mai, Questa pure è simpatica. Bisogna contestualizzare. Con Montanelli, zio. Io sono sicuro che l'admin di questa pagina sia un simp clamoroso.
Seguito da Alessandro Carnevale, da Gio Pizzi, da altri tre che ora vedremo. Chi è questa? Agam Girl? Sì. Questa è una cosa gravissima. Sofia Viscati e Marco Chitano. Basta. Chitano via proprio nella... Chitano sarà allontanato dal nostro gruppo. E niente, gli stiamo... Istituto Bumerale. Istituto... Ho capito, sono proprio quei classici proprio comunistacci zecchette. Dai. Zecchette proprio sbarbatelle, allora, che pensano prima di poter passare... competere. Esatto, con uomini... Proprio con la caratura che hanno visto di tutto nella loro vita. Sta cosa ci interessa perché ne stavamo a parlare ieri o l'altro ieri riguardante la cosa di Blur, no? Nicole Pallado, multata di 10.000 euro per un giveaway. Mm. Lei è nera. Cioè? No, non è nera. Lo scorso agosto ha regalato una palette a una sua follower, un gesto che le è costato carissimo. Noi non è che parliamo a cazzo di cane. Lo trovo assurdo, ne sto a comando il mio avvocato. Pagherò la multa e venderò la mia responsabilità su un'Italia. Una ragazza di 20 anni viene multata perché ha regalato una palette. Beh sì, perché allora, i giveaway sono illegali. L'aveva spiegato che cavlò sì, nel dettaglio sì. E sì. Basta e quindi se accadesse a uno streamer. Ma noi ovviamente non ce l'auguriamo. Cioè nel senso, io non è che sono contento perché così... Abbiamo avuto stiamo ragione. Ridendo cioè no che... per dire, però quando poi abbiamo sollevato le obiezioni ci hanno rotto fatto il cazzo, presente i rischi sì, no sì. Siete invidiosi di Blur. Vabbè, ma ci hanno rotto il cazzo realtà... non tanto per quello che stava a dire per me, ma su chi lo stava a dire sì, ovvio. In sì, quel ovvio. Caso specifico poi magari appunto è un influencer così che gli sta sul cazzo magari che bello va bene, sì, godo esatto. Poi lo fa Blur, va tutto esatto. Bene vabbè. Non vedi però. Mi è arrivata la bastonata, ovvero che mi è arrivata una PEC da parte del ministero di non so che cosa, non vorrei dire termini sbagliati. Rini. E che sarò multata per aver regalato nel mese di agosto una palette a una mia seguace, perché solo in Italia, e solo in Italia, i giveaway non sono legali a meno che il prodotto regalato non superi, cioè non rimanga sotto a un euro. E quindi la multa va da 3.000 euro a 10.000 euro. 10.000 euro di multa per aver regalato una palette. Vabbè, qua sta mistificando, ovviamente, non sarà mai sì, il massimo. Regalato, cioè, no, non ma, sarà mai il massimo. No, forse è il massimo, ma comunque no. È regalato, cioè l'avrà fatto col meccanismo del giveaway. Sì, sì, cioè, ma non è che è regalato, non è che se io ti regalo una cosa mi multano. Cioè, non cioè... sarà mai il massimale, è impossibile. Ho una persona che mi segue. Ma potrebbe pure essere. Io trovo veramente assurdo, non voglio neanche espormi e esprimermi più di tanto su questo argomento. Ma sto giveaway dipende pure mi... com'era, cioè se lei chiedeva, che ne so, dipende che ha chiesto lei, perché molti fanno, che ne so, o se ti abboni, o se metti like lì, o se segui quello, dipende. Era se neghi la legittimità dello Stato di Israele. Ah, ok. Prendi la valette. Okay. Fa dire boh, in questa situazione è che un ente dello Stato, perché quello è un ente dello Stato, in un periodo storico come quello di dove ci troviamo adesso, venga a scassare i coglioni a una ragazza che ha regalato una palette. Cioè che tu mi venga a fare 10.000 euro di multa perché ho regalato una palette. Cioè se non sapete dove prendere i soldi, fate prima a dirlo così. Vabbè, ma c'è la legge. Comunque cioè, io posso anche concordare sul fatto che sia era una battuta la mia, perché ho letto il mio avvocato era una battuta sul fatto che sia un'assurdità. Ok, ma c'è una legge che te devo dire, non è che si può cambiare. La proposta in Parlamento e cambiala. No, vabbè. Poi comunque i giveaway chi è? Raffaella Carrà. I giveaway no, comunque in qualche modo devono essere regolarizzati. Enzo Enzo Turchi, come si chiama? Sì. Enzo Turchi, Paolo. Raga, ve lo fa vedere Enzo, sta cosa. Paolo Enzo Turchi, Enzo. È surreale. Lorenzo Abbiandronno, oggi con noi presente anche Don Luigino Aldegheri, che come al solito si trova al suo organo e io intanto ne approfitto per Ma come al suo organo? Ma cosa sta facendo al suo organo il prete? Cosa? Che sta a fa? All'organo della signora? No, al suo organo. Vabbè, starà a fare una pippetta. No. Presentarvi, Michael. Io ogni volta... Guarda, io ogni volta che Delfina metto un nuovo post su Instagram. Dai, no. Simo. Ma non ti è bastato? Ogni volta che esce un video di Mantex e Mina, soprattutto Mina. Ogni volta che il Cerbero Podcast dice c'è so i link.
È memorabilissima sta cosa. Io ne so, ogni volta che Ciccio Gamer dice Hakuna Matata, ragazzi. Se lo usate, cioè, cazzo, usate sto meme per qualsiasi cosa, raga. Cioè, vi ho fornito già molti esempi. Ogni volta Tumblr. Che il conoscitore dice de facto. Sì, capito. Qual era questo? Tanto c'è. No, ma questo ce l'ha. No, no, ma finiamo lo spot, aspetta. Oh. Vuoi finire? Fino ma in sì, fondo. Ma sì. Fammi vedere come va a finire. Come fate a non essere curiosi? Ma che fa? Ma che fa? Sei bagnato. Voglio dei pari per si chiudere la croce. Padre, figlio, spirito! Biandronno. Nella versione Don Luigino Alde, vabbè, dal quale siamo onorati. Vabbè, a parte le battute, fate quello che volete. Cioè, nel senso. Vabbè, comunque, cazzate a parte, cringe a parte, come soluzione ci sta. Sì, cioè, funziona invece contro che mette il le COVID. Mani nella. Te spruzza lo Spirito nella Santo. La ciotoletta. Stimoli lo Spirito Santo, te spruzza un po' di acqua. Simpatico. Io allora. Io come ci andrei a fambide. Vabbè, questo no. Allora, no. prima di passare al servizio dei The Show, servizio pubblico, volevo rendervi partecipi di due piccoli pezzi di storia. Vai, perdiamo 1000 spettatori. Allora lo facciamo a fine live. Va bene, come volete voi. Come ma volete direi, voi. Sì, vai. The Show, blastiamo, sarà un blastaggio incredibile. Ah, sono arrabbiato. Sono arrabbiato. The Show, carissimi. Madonna mia. Hanno l'endorsement cringe di Conte. Guarda, io non voglio mai guardarli i video prima, ma l'ho sentito mentre lo guardava Marco. No, l'avevo solo messo qui in realtà. Doppiaggio veramente pessimo questo qua. No, vabbè, ma pessimo, è Conte. No, dai. È Conte. Premier Giuseppe, purtroppo quest'estate noi italiani, me e voi compresi, abbiamo un po' abbassato la guardia contro il Covid-19. Ora più che mai ho urgentemente bisogno di... Allora io... Ho detto prima, poi non so se voi sarete d'accordo, questo video non l'ho visto, ma si chiama Scoreggia in faccia a chi non ha la mascherina. Top Matano. E tanto è plagiato questo video. Vabbè, Matano, vabbè, ovviamente, sì, ce lo ricordiamo. Vabbè, non tutti. È il primo che l'ha fatto, per carità. Però c'è cioè, già, boh, non lo so, potrebbe... Poi vediamo come è strutturato, vediamo. Potrebbe creare un precedente brutto, secondo me. Cioè di una... eccessiva colpevolizzazione verso chi magari in ma quel vediamo, momento non vediamo prima sensibilizzare gli italiani sull'uso della mascherina. Purtroppo Fedez non risponde più ai miei vocali, quindi necessito del vostro aiuto. Mi raccomando, non facciamo terrorismo mediatico, che sia comunicazione non asfissiante. Mascherina, tirala su, bravo. Vedi, me l'aspettavo proprio. Cioè, un conto è che vai magari da i negazionisti che sono proprio. Ma poi sta all'aria aperta questo. Sta all'aria aperta. A parte questo. Sfilata, leggermente sfilata. No, ma vabbè, dall'ultimo DPCM. Non è obbligatorio. Ma cringe. Prima del DPCM del 24 ottobre. Comunque, non è obbligatorio, sì, la mascherina. Prima del 24 ottobre, che regole c'erano? Non mi ma ricordo. Ma in generale, la mascherina all'aperto non è mai stato un obbligo. È sempre stata fortemente consigliata. Ora nelle zone rosse, sì. L'ho letto ma prima. Ma se stai da solo, no, zio. Sì, l'ho letto prima. Anche se sei solo? Sì. Sì. C'era scritto, zone rosse, certo. Si possono fare delle passeggiate? Sì, ma solo se si indossa la mascherina anche da soli. Vabbè, adesso comunque, non adesso. All'epoca del video. L'ho letto prima, raga. A me non mi frega nulla, io la mascherina me la metto già quando sto uscito di casa, quindi figura. Sì, ma se stai da solo, gialla. Se sto no, da io, solo, io la mascherina non la metto. No, io voglio respirare. Sto. Vabbè, ovviamente neanche io me ne sbatto i coglioni. Però, no, cioè, questa cosa va detta. Nessuno mi obbligherà a portare una mascherina se non c'è nessuno. Tanto è una cosa stupida. Prima o poi ci saranno i droni che ti arrestano. No, ma non sto scherzando, è una puttanata clamorosa. Certo. Ma non mi scrivete bravo Flame, perché io mica me la metto per il Covid la mascherina. Io me la metto per altri miei motivi. Tendo due piccioni comunque, con una fava perché mi serve pure per il Covid. Quello che onesto, stavo dicendo è che nel momento in cui è stato girato questo video non c'era neanche l'obbligo della mascherina all'aperto. Quindi che cazzo vai a rompere i coglioni? Allora perché l'hanno fatto? Mi sembra strano, mi sembra un passo falso da parte loro. No, sì, cioè. È per sensibilizzare. Guarda che anche prima... È per colpevolizzare, anche è diverso. Sì, anche prima c'era... è fortemente consigliato l'utilizzo della mascherina all'aperto
per dare un segnale, che non vuol dire un cazzo. Sì, io... il segnale della genuflessione. Sì, un po' come ce la, è un po' come ce la faremo alla fine. No, ma io poi l'ho detto, dal punto di vista comunicativo lo capisco, perché cominci ad educare le persone, a mettersi la mascherina, perché magari poi queste stesse persone, se arriva della gente, non se la mettono, perché... La mascherina no, è uno strumento. Uno strumento medico, no? Che serve Marra, per... Sta dicendo cazzate. Vabbè, però mi dovete far parlare. La mascherina è uno strumento medico che serve per poter evitare contagi, ok? Se io inizio a metterla anche quando proprio logicamente sto in un campo sterminato, scusa, in un campo, cioè in un campo vuoto, no? Sterminato, sterminato, volevo dire, come si dice? Sterminato d'erba. Come si dice? Un campo, un sinonimo di gigantesco che assomiglia alla parola sterminato, ma si dice? Che non ha termine. Ci sta, sì. Ah, ci sta, ok. Un campo sterminato. Se inizio un a campo metterla... di sterminio. Sì, sì, sì. Vabbè, scusate. Se sconfinato, inizio a metterla... sconfinato. Sconfinato. Se inizio a metterla pure quando non ha senso, ma io sono d'accordissimo con te. Diventa un'altra cosa, diventa proprio un simbolo di ok, obbedisco pure quando non ha assolutamente senso. Esatto. Quindi non vaffanculo voi simp della mascherina. No, io ribadisco, se non ho persone vicine, non metto la mascherina all'aperto. Voglio respirare. Cioè, non ha senso. No, Marra, se non devi pensare. Ma che devo fare? Cioè, per quale motivo? È stupido. Certo. È stupido. A parte il fatto che adesso cioè, c'ho pure il naso tutto. Ma come che la mascherina in macchina? Come che la mascherina in macchina da solo? Cioè, senza senso. Immagina che cazzo fai? La maschera così due ore... Simone ha ragione, di, dice di più con questa Lucia che con la Roma. Mascherina io. Lucia respiri Roma. Anche no, con detto, la mascherina, ha Marra. Simone ha ragione. Respiri anche con la mascherina, Marra. Beh, è fattuale. Ma va, no, sì, muori. Sì. Chiunque mette solo, la mascherina muori. Ma voglio respirare bene. Guarda, io ho difficoltà col naso, ma io respiro molto di più con questa che con la mascherina. Ma guarda, soffro uguale. Guarda i simp di Conte, guarda. Sì. Ma cosa cazzo vi costa tenere su la mascherina quando uscite? Capisco il senso di libertà, ma non mi sembra chissà quale privazione. Ma chi l'ha detto? È una privazione del mio pensiero. Sì. Cioè, mi prendi per il culo, mi prendi per scemo. Ho la mascherina per gli uccelli? Non abbiamo detto fanculo la mascherina, abbiamo detto, ribadiamo, mettersi la mascherina, ad esempio in macchina o quando non ha assolutamente senso metterla, è da scemi. Ovviamente, se ci sono altre persone, subito. Ovviamente. Certo. Magari uno può dire... Anche all'aperto, se ci sono tante persone. Entro in un posto dove sono passate molte persone, però sto solo, lì mi metto la mascherina. Quindi, per essere precisi, mettiamo anche non sempre. Così va bene? Ma è fattuale, ma se sto solo qua sotto, per esempio, stiamo mezzo al verde, e sto solo, ma abbasso. A me non frega se nulla. Se vedo qualcuno che arriva, me la metto. Mi arrestassero, venissero i droni, capito? No, mentre... Ma penso sia fattuale, sto... non stiamo dicendo cose fantastiche. Non te possono fare niente, secondo me. No, ovvio che no. No, aspetta, c'è la multa, però, Non la pago, sti cazzi. No, nemmeno io la pagherei. No, no, ma veramente, non sto scherzando. No. Su sta cosa sono serissimo, non transigo. Ma ci mancherebbe altro che mi piano per scemo. Un conto è che ho... Stai in un centro commerciale, dice no, io non la metto, non la metto, sono negazionista. Allora sei un coglione. Certo. Ma per me sei ugualmente coglione se te la metti da solo. Sei uno scemo, sì. Se vai in giro così da solo, capito? Capito? Sto al parco degli acquedotti alle, che ne so, alle 7 del mattino, non c'è un'anima viva, tutti dormono. Oddio, ho paura di coro. ho paura. Sei un coglione, sei un simp di Conte. E hai tutto il mio disprezzo. Pure quelle ciane in macchina. Vaffanculo, va. Bravo. Funziona, raga. The Show presenta convincere gli italiani a mettere la mascherina. Bravo. Scorreggiando. Poi già partiamo con... Signore, se l'ha abbassato un secondino. Poi già partiamo con le mani avanti, questo... Ha un intento superiore, ha un intento virtuoso, sì, no? Sì, la classica paraculata. Quindi puoi fare tutte le cazzate. Scorreggiando. Ho fatto una puzzetta. Lo devi fare qua. È un funzione. Ho scelto posto lei per fargliela vicino. Perché ha il naso fuori, anche un po' la bocca. Così almeno con la puzza, vede? Viene spinto a mettersi. Ora vado, la mia missione è compiuta qui. Volo via. Mamma propulsione! È proprio il simbolo di quella presunta superiorità morale che vogliono avere sti guerrieri. Sì, sì. Mamma mia. Soggetti.
capito, no? Quello non ha mascherina, quindi sono giustificato a scorreggiargli in faccia, no? Eppure a prendere un po' per il culo. Stava all'aperto da solo. Rispetto per gli anziani sono... Stava all'aperto da solo. Sono la parte più importante del nostro paese. Gli anziani. Stava all'aperto tutto da solo. Cioè, la maggior parte delle persone questo. È convinta che non ci sia abbastanza lavoro, che ci sia la crisi. Ma com'è possibile che in un'era in cui ci sono i bambini la pubblicità, ma che è? Video postati sul web, si dica che non ci sia lavoro. In chat hanno scritto giustificato a qualcosa. Cagare il cazzo. Ma voi state fuori di testa, raga. È giustificato, cioè, no, non stava da solo, no, non stava da solo. Stava così annichilito, non stava da solo. Ma proprio no, il concetto, no, di che tu vedi una persona che c'ha la mascherina abbassata, che cosa ti passa per la testa nel sentirti proprio in grado di poter andare lì a rompere i coglioni? No, ma guardi che lei sta indossando male la mascherina. Ma tanto quello tu non lo fai perché... Ok, Karen. Non lo fai per un intento positivo. Lo fai per sentirti per potente. Per sentirti migliore di lui, certo. E per poter imporre qualcosa all'altro. Eserciti un potere sul prossimo. Ma è la classica cosa, faccio sto video che so che andrà e in più provo a mandare un bel messaggio, capito? Classico intento. Ma l'hanno sempre fatto loro comunque. La verità è che ci hanno sempre mentito. La levo questa, anche se è molto avvincente. Ma che è Ivan? Ivan! Ivan, ma no. Che stai a fa'? Cioè, questo si era seduto un attimo, stava respirando magari dopo un turno di lavoro devastante, no? Sì. 3 secondi a respirare, non c'ha nessuno nella distanza di sicurezza, no? Sì, sì. È Ivan, sì. È Ivan. Scusi, cosa? Ma lei è un mentecatto! No, però mi ha fatto ridere, guarda come si è girato quello, sì, guarda. Ah, dove sei girato? Top Stone. Scusi, cos'è? E sento odore? Ah, è fatto una flatulenza. Sento odore lei? No. Allora non ha il Covid. Però tenga sulla mascherina, perché sennò mi devo per forza rifarla. Tira su. Ma vuoi che ti prenda a calci sul No, esce l'aria dal culo. Vuoi che ti prenda a calci sul Lo dico. Bravo. La mascherina. Piccatela nel culo. Mi il cappello. Tu non mi dici quello che devo fare, a prescindere. Piccatela nel culo. A prescindere. Porco chicco. Ah, no. Grazie. Scusi. Sì, che poi, cioè, sono riusciti. Ricordiamo, cioè, sono riusciti a rendere... che non c'era l'obbligo, perché io non lo so. Non lo so neanche io, quindi non parlo per quello. Non credo, anche se loro credo stiano in Lombardia, questa è Milano probabilmente. Sì. Però all'aperto, secondo me, con la distanza di sicurezza non c'era. In chat c'è chi dice che non c'era, c'è chi dice che c'era, regà. Allora non andiamo da ragazzi, nessuna obbligo, parte, multa, non fortemente consigliato. Esatto, cioè. Scorreggiato. Il naso andrebbe nella maschera. Ma lo lasci, sta che c'ha, cioè, che c'ha 70 anni. Vabbè, quello è un bordo in cazzo, però. Ma che bordo? Già che sta entrando nel bar. Se sente la puzza, si protegge. Era una scorreggia fin di bene. No, ma è scappato. È scappato anche a me. Adesso è al sicuro. Non è a colpevolizzarla. A lei, gentilissimo. Buona giornata. Non è colpevolizzarla, no, che? Mettila, metti la mascherina, così ti salvi, mettila! Mascherina! Ma sei scemo? No, un po' di disenteria! Comunque, anche io reagirei come Ivan, quello lì. Pure io. Greve. Grevissimo. Questa roba non aveva anima viva nel raggio di 15 metri cubici. Sì, ma comunque ribadisco, ragazzi, anche fosse stato obbligatorio, per me rimane una stronzata. E comunque non autorizza questi soggetti a fare sta roba. Cioè, io capisco quello di Matano, che già era green, cioè era già trash, però ma faceva ridere. Fine. Ma non era perché esatto. Quella persona sta a fare qualcosa, era così, cagava a caso, però faceva ridere. Cazzeggio, capito? Okay. Cazzeggio, cioè, questo volutamente questo non era un gesto bravo, punitivo. Capito? Questo non fa ridere, questo rompe il cazzo proprio e te fa sentire pure una merda. Capito? Ma sai che è? Sai che è purtroppo? Perché non tutti condividono la nostra sensibilità, che noi nel guardare una cosa del genere vediamo immediatamente tutti i sottotesti e i messaggi. Ovvio. No, ma noi siamo dei coglioni, sì. Coglioni. Ma sti cazzi, ma la chat può dire quello che cazzo vuole, ma che no, a me non me ne frega un cazzo. Sai, cioè, che magari nel bene e nel male de pensiero lo stanno a fare per gioco, è uno scherzo, non vogliono imporre nulla, bla bla bla. Io sono un uomo del popolo, io sto con il popolo, non sto con i bimbi di Conte che amano la quarantena e si fanno le seghe pensando che ci sarà un nuovo lockdown. L'ho capito? No, che sto col popolo. Che noiosi che siete, un video satirico, infatti fa ammazzare
alle risate proprio, fa riflettere come la satira, fa ridere tantissimo. Appunto, vedi, perché è satirico. Che mi medesimo nel pensiero che possono avere questi ragazzi, capito? Vabbè, appunto perché è satirico, è quindi degno di un'analisi che vada oltre la mera scoreggia e che analizzi appunto i messaggi che vuole dare, no? A livello di satira. A me sinceramente sì, dà fastidio questo pensiero, il pensiero dei giustizieri della notte, capito? Riflette chiaramente il pensiero delle persone che insomma non ci stanno così simpatiche. E ripeto, in certi casi può essere corretto, tipo centro commerciale, come dicevamo prima, non te la metti, allora ci sta che io ti dica o sull'autobus o mettete sta mascherina perché ci rimettiamo tutti, no? Ma qui all'aperto, non c'è, con una persona che non ha nessuno... insomma, entro la distanza di sicurezza è veramente un gesto da testa a pera. Mi dispiace. The show ufficialmente invitati al Cerbero Podcast, non verranno mai. Sì. Ufficialmente invitati. Ma, diciamolo, scrivetegli in massa. No, ma sono dei grandi professionisti. Avete no, rotto il cazzo, sempre a fare la morale a tutti. Avete rotto i coglioni. Ma cosa hai guardato fino adesso? A parte che non è fare la morale, è fare un'analisi, testa di... Io dire come la loro si video, pensa. Io l'ho graditi molto. Proprio dire non pago la multa è lo stesso di ridere loro di base. A parte il fatto che ovviamente erano iperbole, ma io sono certo che nessuno mi farà mai una multa, anche perché se sono da solo, sono da solo. No, infatti, perché allora è un discorso di responsabilità individuale. Cioè, io so quando. Cioè, io so che rispetto le regole, ad esempio, mi metto la mascherina anche se ho una persona vicino a me. Mi metto la mascherina sempre quando entro in esercizi. Cioè, rispetto le regole. So che io, Simone Santoro, non me la metterei se, ad esempio, stessi in un parco da solo. Assolutamente se, no. Se in quel contesto mi arrivasse un vigile e mi facesse la multa, direi vaffanculo. In quel caso, non in altri casi. Mi dispiace, ragazzi. Non decontestualizziamo. Mi dispiace proprio, ragazzi. Cioè... Io parlo per me. E non dico fate come me. L'ho detto a inizio video. Voi fate come cazzo vi pare. Vi volete mettere tre mascherine? Ma mettetevene tre, quattro. Io ho la... Ho il cervello per capire il motivo per il quale viene, ad esempio, fatto un qualcosa, come in questo caso questa multa, cioè la legge di portare la mascherina. Ha un senso? Ovviamente sì. In certi contesti non ha senso e questo coso viene esteso semplicemente per gli idioti, viene esteso per gli imbecilli e per sensibilizzare gli imbecilli, per abituarli, tipo i cani con la museruola. Visto che non sono un cane, ma un cervello, so quando utilizzarla. Il punto è che dovrebbe mettersi la mascherina sul naso. Ecco, vede? A posto così. Ce la farei... Ho scorreggiato. Scusa, pensavo di essere sul balcone. Tirati sulla mascherina perché sennò ti bruci i peli del naso. Bravo. No. Che c'ha questo da mettere la mascherina? È un foulard. No, non vola via. Vuoi vedere se con un peto volava via? Per i giovani il futuro ha smesso di essere una promessa ed è diventato un metodo universitario. Ma sì, ce la faccio prendo... Davvero? Sì. Stavo facendo una puzzetta perché l'hai appesa all'orecchio. Ma che cazzo te ne frega? Eh no, per la sicurezza di tutti converrebbe... Ma sono da solo io qua. Ma siamo in Piazza Duomo. Non ti frega un cazzo tu. No, mi frega. Tu sei maleducato. E io faccio le puzzette, tu tieni la mascherina appesa. Perché sei un testo di cazzo? So anche twerkare, guarda. Poi ha detto, io sto solo qua che vuoi. Sì, si ha detto un maleducato, è vero. Io sto solo, che cazzo vuoi? Mi sa che viene a piovere. Ho visto il meteo stamattina e davano forti venti su Milano. Okay. Conviene coprirsi che un attimo ammalarsi. No, ce lo chiede l'Europa. Ho scorreggiato. No, mo uno per sta senza la mascherina deve andare nei vicoli come sì. I tossici, no? Voglio respirare un attimo. Se no sei un criminale schifoso e te becchi pure le scoregge in fronte. Bellissimo. In che mondo ci stiamo proiettando, ragazzi? Dove questo è ok e ridiamo tutti insieme. Guardate quei poveri scemi che si sono abbassati la mascherina un attimo. E sono tirati la scoreggia a faccia. Poveri scemi. Ma sai qual è il bello poi? Che tutta questa gente che scrive così in chat... È gente che non fa un cazzo, che non lavora e non sa. No, ma al di là di quello, è gente che probabilmente quando è sola la mascherina si abbassa. Come il 99,9% delle persone. No. Secondo me, da soli nella loro stanza stanno così. Secondo me, allora, per avere un pensiero del genere... No, quello è il classico pensiero moralista. Per avere un pensiero del genere, non sai quanto è fastidioso mettere la mascherina?
Vabbè, ma usciranno queste persone. Penso siano goblin. Per me, carina, penso per che hanno venuta tutti, a parte quelli proprio piccoli. Sì. Per avere questo puro pensiero devi essere un diciottenne neodiplomato che non fa un cazzo e sta praticamente in isolamento e non deve fare la spesa, non deve andare alle poste, non deve andare dal notaio, non deve fare nessun tipo di servizio. Non lo so, a me sembra il classico. Non è se, detto, se no, uno c'ha un pensiero sulla mascherina ce l'ha a priori, pure se va sulla scuola. Ma porco il clero, se uno un minimo vive e sa quanto, cioè, e sa che cosa significa fare tutto quello che dovevi fare prima, cioè andare in banca, fare i servizi, andare al lavoro, sa almeno empatizzare un minimo quando vede un tizio con la mascherina abbassata e non sta lì a giudicarlo. Io quando vedo uno con la mascherina abbassata dico magari è uscito mo da lavoro, vuole respirare un attimo, sta annichilito, magari no, però capito. Ah, raga, io ad esempio adesso hai le informazioni per poter empatizzare. Io adesso sono raffreddatissimo, ok, già respiro a fatica così, con la mascherina è un dramma, ovviamente la metto sempre, ok. Però se sto da solo in macchina stamattina, non è che me la metto. O da solo in mezzo al prato, o con Gianluca, tanto c'è vivo. Questo è il punto. Poi, sì, se siete convinti... Ma me l'hanno scritto sulla storia che ho fatto io. Sai che mi hanno detto, non avete la mascherina. Poi, ma viviamo insieme. Lo so, sì, ma io non neanche rispondo. Ma chi? Nei direct. La storia che ho messo che... Ah, in macchina. In macchina. Oggi. Mi sono arrivati dei direct, non avete la mascherina. Mi venisse qualcuno a dire metti la mascherina mentre sto in macchina. Ti pare che mi metto là? No, ma sai, noi abitiamo. Ignora. Basta, ce lo sapete come. Ma lo sanno anche i muri che viviamo. Cazzo! Io infatti empatizzo tantissimo con gli alunni, gli studenti che devono portarla tutto il tempo a scuola. Mamma mia, 8 ore con la mascherina. Mamma mia, 6 ore, quanto cazzo è? Che palle, mamma mia. Uno ha scritto che so 20 minuti che ripete la stessa cosa, se vuole gliela rispiego. No, perché non è vero, sto ripetendo la stessa cosa, ma... Stiamo scorreggiando su quel... Al banco non la tengono, alcuni sì, alcuni no, abbiamo visto l'altro giorno. Scusi, l'ho colpita in pieno. Metta la mascherina. Ah. Io devo ammettere un peccato mortale, pure io se devo fare una telefonata mi defilo e mi abbasso la mascherina, sennò non si capisce un cazzo. Lo ammetto. Una telefonata di 15 secondi. Vabbè, ovviamente. Che invece di far sentire a quello che chiamo. E se faccio sentire a qualcuno che fai. Metta la mascherina! Metta la mascherina! Vabbè, ovviamente ragazzi, è esteso anche per tutti i lavoratori. Adesso mi è venuto in mente gli studenti perché per loro è una novità, però giustamente, qua avete ragione, mi fate notare, vabbè, medici, ma anche gente che lavora tipo baristi, se la tengono sempre. No, per carità, vale per tutti, Il discorso vale per tutti. Mi è venuto in mente questo esempio. Per carità. Ragazzi, state depensando, la mascherina è l'unico mezzo che abbiamo per contrastare il virus. Infatti sta funzionando. No, ma al di là di quello, è come se noi stessimo dicendo non mettete la mascherina se ci sono altre persone. Beh, ricordiamo che la mascherina dà una piena immunità sì, completa. Al coronavirus. Soprattutto, soprattutto a chi la mette. È poi come il Susanoo, la mascherina proprio. Stai dentro un Susanoo. Ripetiamo per chi è entrato ora. Non stiamo dicendo di non metterla quando si va in contatto con persone. Madonna santa. No, non è contagioso, tranquillo. Però puzza. No, ma la mascherina. Sto parlando. Che c'entra? Leggiamo questo gli parte. Investitori che hanno investito solo $1,000 in Amazon. Solo sinceramente. Ma no, il video a me fa ridere la reazione della gente. A me fa ridere. Non loro che fanno le cose. A me fa ridere solo la reazione della gente. Il video è pensato per quello, per la reazione. Se incazza io. Mascherina? Vuoi un calcio in faccia? No. La mascherina, signore, deve metterla, se no mi tocca scorreggiarmi addosso. Greve. Ma è cascato. Le distanze di sicurezza. All'attacco proprio. Però, cioè, fare questa gag non fa rispettare le distanze di sicurezza, The show. Ve devo scorreggiare addosso. Tanto io pure a 3 metri di distanza vi colpisco che la scoreggia. La mascherina, ma mi ha due dubbi. La mascherina è per non passare il virus. O non...
Giallo, ancora non ha capito dopo 16 anni. Giallo, se non l'hai capito, mo non lo capirei mai. Questo penso che ti faccia capire il cazzo che me ne freghi. È per non trasmetterlo. Quindi se tu ti avvicini a uno senza mascherina, stai pure te a rischio se quello c'ha il COVID. Sì. Se quello c'ha il COVID, magari sì. Parlando... Fini, magari arriviamo al punto. Per arrivare. Sì, era una domanda, però. Dopo 8 interruzioni. Era una domanda. Che interruzioni? Okay. Quindi se hai capito, spiega. L'ho appena fatto. Scusate, non volevo farla qua, ma mi è scappata qua. Tranquillo, però sei stato maleducato, perciò puoi andare. Lo so, ma io facevo per voi, perché magari con la puzza alzavate la mascherina, visto che è obbligatorio, la tenavate su. State lontano, magari. Questa è finta, però voi state parlando appunto perché state parlando vicini. Stai parlando di lavoro, ci stai disturbando, perciò se te ne puoi andare mi fai una corte. Non è che se parli di lavoro puoi anche non metterti la mascherina, cioè, ve lo dico per voi, magari vi passate qualcosa. Se capiti qualcosa a te, se ti allontani è anche meglio, perché mi stai già importando. Vicinissimo, minchia. No, era per la mascherina, così con la puzza copre anche il naso che ogni tanto scappa. Così almeno sei al sicuro. No, non fa ridere, bisogna metterla anche sul naso, infatti. No, io stavo facendo una puzzetta, non stavo rompendo. Perfetto. No, che se parli scende. E questo è proprio. Bravi, dei show che proprio incarnano la psicosi da Karen che hanno tutti. Veramente. Invece a Milano. Vuole firmare una petizione? Stiamo facendo firmare una petizione per quelli che hanno giù la mascherina. Avete capito, adesso è obbligatorio tenerla su. Una petizione. Avete capito, raga? Sì, sì. Simpatico. Stiamo ai livelli di quella, dell'hotel che voleva chiamarmi le forze dell'ordine perché avevo smarrito la mascherina e volevo andarla a comprare al tabacchi di fronte. Ma per andare al tabacchi di fronte dovevo passare per la reception. È simpatico, dai. Ero bloccato. Però attualmente non ho nessuno vicino. Io sono qua vicino. Va bene, devi scacciare l'angolo di monofobico. E infatti, attualmente non ho nessuno vicino. Trovare anche tutti i tuoi Pokémon col cellulare, ma con sulla mascherina almeno. Fatto. No, signora, la mascherina. Dice, dentro se la deve mettere davvero. Dentro però, se la deve mettere e sta se la sbagliando. Deve assolutamente e là va cacciata. Ma mo qualcuno glielo dirà. Certo. No, al chiuso. Era solo... Signora, volevo dirle che avevo scorreggiato per farle mettere la mascherina. La metta. Adesso sì. Ah, per ricordarglielo, era un ricordo rumoroso. Sì, ma per il suo bene. Vede, siamo a distanza. E le dirò di più, era finta la scorreggia. Il bene vuole di gli sta vicino, no? Un lockdown nello stomaco e... Ma non c'era nessuno proprio qua. Se mi scappa qua il lockdown... Lo faccio qua! Però signora, la mascherina sul naso. È come andare coi pantaloni col pisello di fuori. lo so che fa ridere, però. E questo è proprio la definizione di quello che abbiamo detto prima al parco. Tipo, da solo. Cioè, la panchina. Capito? A farsi i cazzi suoi. Arriva uno da 50 metri. Ti conviene? Cosa fare? Sette. Non è infetta, puzza solo di cacca un pochino. La mascherina, perfetto. No, puoi tornare. Il mio obiettivo era solo scorreggiare. Puoi tornare, capito? Cioè, gli dai il permesso di esistere, grazie. Non... Bravo, missione compiuta. Tira sulla mascherina. E poi è chiaro che siano battute. Secondo me è solo pericoloso a livello comunicativo. Chiudere gli occhi su ste cose e nemmeno osare analizzarle un minimo con spirito critico, come stiamo facendo ora. Ce n'ho per un bel po', tirala su! Ma la mascherina devi tenere... Ho capito, ma... Devi tenerla su, non è che... Sono lontano! È un decreto, lontano. Non puoi fare come vuoi tu! Allora continuo a scorreggiare. Il naso su, giù il naso! Scorreggia, scorreggia, scorreggia! Niente, passiamo anche che addosso che questo non se la alza la mascherina. Scorreggiato. Capita, no? No, ma se alzi la mascherina, lo dico per lei per gli odori, eh. Lei sente gli odori? Quali odori? Questi odori. Allora quelli che fa Conte, quella merda lì. Greve. Ci ha detto di andare in giro a scorreggiare per sollevare le mascherine agli italiani. Conte, Giuseppe. Ma chi è? Io conosco Conte. Il mio daddy, ovviamente.
quello del calcio. No, noi conosciamo quello presidente del consiglio. Si è messo proprio male, te l'ha detto che ti porta problemi ai polmoni? Ma guardi, io so che tecnicamente no. No, ma dico per la puzza di merda, ma non sente? Ma se te la sollevi, ma mi scusi, ma mi dia la soddisfazione di scorreggiarla in faccia? Se... Quante pubblicità hanno messo? Oh. È stata più pubblicità dei video di Anthony di Francesco. Scusa, se metti la mascherina non senti la puzza però, eh. Perché ho mangiato un po' di pizza con lievito e ho iniziato a rifarle. Non è che mi stai registrando, eh? Io? Sì, stai facendo delle piccole puzzette con questo cosettino qua. Ah, a chi magari sopra pensiero tiene il naso fuori per sensibilizzare. Lo sa che è obbligatorio. Canale YouTube manda il messaggio. Con ispirato e non inspirato. Scusate, questa è comicità accademica. Che ci volete fare? Video di The Show senza essere iscritti. Vabbè. Grandi The Show. Grandi The Show, ma devo dire che comunque alla fine dei conti è un video giusto, perché comunque bisogna indossare la mascherina sempre e comunque, pure cioè anche quando stai a casa da solo io consiglierei di indossare la mascherina. Sì. Io andrei a prenderla ora di là. Andiamo a prenderla la mascherina. Andate, io mi accontento di questa. Prego. Mi tocca fare, non ce la faccio più. Penso di aver fatto qualcosa di male io nella vita. Bravi. Adesso come ti senti? Mi sento protetto. Mi sento che ora il Covid non può nulla su di me. Ma ne sei sicuro? Come no? Ma te lo senti proprio dentro, immagino. Io sì, io pure quando veramente sto in macchina da solo, quando sto al parco con 1000 chilometri quadrati di desolazione, me la metto, ma perché me l'ha detto Conte. E Davide, come ti senti? Protetto. Possiamo andare avanti. Il Cerbero Podcast da oggi in poi sarà così. Sì. Per rispettare comunque chi sta male. Ma poi l'audio. Vabbè, no. Già c'è sto io che non riesco a sentire la mia vera voce. La salute prima di tutto. Dico in chat, ci si può masturbare senza mascherina? No. Sentite quanto cambia l'audio, aspetta. Non si può neanche mangiare. Ecco, adesso sto parlando senza la maschera. E non così puoi è con la maschera. Anche mangiare attraverso un complicato sistema di cannucce. Dal culo. O dal culo, sì. Bello. Dal culo. Assolutamente sì. Ora? Non lo so. Questa persona, mi ci sto sentendo, Evangelist Elia, ha detto che vorrebbe venire ospite al Cerbero. Ah, sta top. Sembra Denzel Washington qua nel film, com'era, guardate? Equalizer, bro. E qui ha chiamato questo video bullismo, perché è stato, non lo so, bullizzato. No. Ma penso che un po' lo odiano perché fa quei sermoni, no? Ma com'è, non c'ha la mascherina? Non lo so, perché pure lui mi sa è un po', è una persona che si merita una scoreggia in faccia, insomma. Cioè, pure se una persona, no, dice cose che non vi stanno simpatiche, ma non penso sia giustificato accerchiarla. Ovvio. No, mi fa tenerezza qua lui. Non essere aggressivo. E qui ha scritto: guarda come lo prendono in giro mentre predica Gesù. Oh, grazie Padre Eterno. Vabbè, c'è da dire che lui vabbè, c'ha quello fa stile... dei sermoni abbastanza aberranti contro, no, i ma gay. Ma so all'americana, no, quelli... Jesus! Ti salverà! Sì, ti salverà! Ma parla in maniera abominevole. Ma ce n'è qualcuno che... Ma libertà di culto! Vabbè, ma possiamo vederne qualcuno? Come no?
Ma se il protestantesimo implica il gospel, è una cosa bellissima. No, ma quello sì, io parlo dei concetti che sono aberranti. Ovviamente questo non giustifica sti stronzi. Vabbè, ovvio. La violenza, ma anche quella semplicemente... No, ma già che vieni là e mi metti la mano così sul già petto, che ma io spezza, anche se non mi tocchi, con tutte queste persone che ti accerchiano, cioè... E allora che cazzo starà di contro evangelista Elia, scusate? Ma che io dice non sto lui? Contro. Perché tu io dici, sto fatelo parlare, per carità, che... dicesse quello che vuole, però alcune sue, diciamo... frasi sono abbastanza gravi, andrebbero criticati aspramente, ovviamente non in questo però, vabbè, modo. Lui, spieghiamo, lui è evangelista, quindi è protestante. Lo stile comunicativo protestante è quello del gospel. Ma quello è anche divertente, cioè, molto piacevole. Animato. Sì, sì, ma quello è piacevole. Poi dice cose che magari non siamo d'accordo, certo, sugli omosessuali, sì, però sì, non sì. È bisogna accerchiarlo e menarlo. Ma ci mancherebbe altro. Perché insulto all'altro? Non sto insultando nessuno, sto dicendo solo la verità. L'unica speranza è Gesù Cristo. Cosa c'entra il gospel? Il gospel è un tipo di stile, comunque oggi è insopportabile, anche musicale, nato oggi ho proprio letto... dai protestanti. Oggi è insopportabile, Marra oggi zero proprio. Cioè, zero. Vabbè, ma il voto. Sempre sti commenti così. I protestanti comunque chiamano, ho capito... chiamano la loro messa, si chiama culto. Siete si voi fa di mercoledì, che io sappia. Ma che avete visto fino a oggi, raga? Vabbè, cazzatina a parte, io mo capito che lui fa hostel, ma se può vedere qualcosa dove fa hostel, queste cose qua? Hostel? Gostel. Ci sarà qualche suo video dove parla che dice le sue cazzatine, no? Sono curioso, poi dopo. Questo è il profilo suo, questo è il profilo. Ecco. Dio è un spirito! Sì. I veri adoratori lo devono adorare in spirito e in verità. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati a coloro che fanno cordoglio. Comunque è Bologna questo. Perché essi saranno consolati. Beati puri di cuori, perché essi vedranno Dio. Beati a coloro che sono affamati e Ma perché ridi, Giallo? Eh? Perché ridi? No, no, mi fa ridere proprio tutto il contesto. Ah, comunque ho controllato. Per quanto riguarda l'obbligo delle mascherine, l'obbligo è scattato il 20 ottobre in Lombardia. Loro hanno detto girato prima del 24 ottobre. Quindi se l'hanno girato... in 4 giorni. Tra il 20 e il 24... Ma dubito. Però non lo so, cioè poi ce lo diranno nei commenti su YouTube che mi sembra qua è un marasma. Strano, mi sembra strano. Qua è un marasma. No, vabbè, era un'informazione in più, eh. Cioè ovviamente i nostri discorsi rimangono invariati, però... Se non ci fosse stato neppure l'obbligo delle mascherine all'aperto sarebbe scandaloso in quel caso. Certo, però comunque non è tanto quando l'hanno girato, ma proprio il tipo di ideale che traspare. Sì, sì, che abbiamo sempre criticato, punto. Quello è un altro però discorso. Sono d'accordo con Davide, sarebbe molto peggio se fosse no obbligo morale piuttosto che un obbligo imposto da legge. Grazie mille di aver visto questa live. Ci vedremo stasera alle 21 per una cosa infernale. Mamma mia. Per un'ospitata del Passamontagna. Quello che ci ha fatto il video critica tutto aspro, tutto che, ma sarà che prendeva in giro la balbuzia di Gian, che mi rompeva il cazzo a me per il mio aspetto fisico. Insomma, cose grevi. Delle cose molto alte, diciamo. Ciao a tutti. I critici non leccate il culo per 20 anni. Nella cultura pop, nera, tutto. Sì. This is quite a deal you're getting for it too. Beh, diciamo anche prima... Mamma, ho perso l'aereo 2. Anche prima, però, che uscissero determinati scandali, eh? Questo c'è da dirlo. Sì, sì. Vabbè, molti anni prima. Too far. Salvini, ragazzi, ci vediamo. Aspetta, volevo far vedere quella cosa. Quale? No, dai. A 5 minuti. Ma che era? Ringrazio gli abbonati. Volevo far vedere quella cosa, sì. La cosa? Ma è vecchio come film. Anzi, doppio inedito. Ma sti cazzi dei inedito di Benson, dai.
Anzi, questo è figo. Io ho delle cose da fare. Ah, sì. Vabbè, andate sul canale di Brigate Benson per vedere questa cosa bellissima. Ciao a tutti, ragazzi. Stop ban. Ban, ciao, ciao. Oh, ma che sta succedendo qui? Non riesco a mettere la sigla, ragazzi. Non sta... Ci sta un'interferenza. Non capisco. Ma io volevo vedere una cosa. Vai, rimettila. Agilità di un caimano, tipo. Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene. Serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero, podcast. Marra mi chirisce i depe, lei urla rana rana rana. Cerbero, podcast. Dudubi vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo. Sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno